Compagna bene così va verso la diagonale, la lungolinea. Buono. Eccola là. Ciao, sono Marco Magro del sito giocaratennis.it e se non sai bene come rispondere ai servizi mozzarella del tuo avversario, cioè quei servizi lenti, di solito la seconda palla, cioè giocati per non sbagliare, beh, non preoccuparti perché vedo spesso che i giocatori vanno in confusione quando ricevono questo servizio. E le due soluzioni più gettonate sono tirare un missile cercando il vincente da fondo campo, però magari la palla ti esce in corridoio oppure lunga, oppure piazzarla dentro al campo in sicurezza, lenta, per non sbagliare e magari l'avversario ti frega tirandotela da un'altra parte. In realtà c'è una terza soluzione, ossia mettere pressione all'avversario con una palla arrotata in top, riducendo al minimo gli errori. Per sapere come fare a giocare questo tipo di risposta, guarda questa lezione che ho fatto assieme ad un giocatore. Lanciala un pochettino più alta, che rimbalzi qui a tre quarti campo. Ok. Immagina una situazione di risposta al servizio, su un servizio lento, una mozzarella, oppure ti arriva una palla centrale, devi andarci sotto con le gambe. Significa che adesso tu facevi questo, ti arrivava la palla, un passo, lavi solo di braccio, piedi larghi, ok? Ci arrivi con un doppio passo, uno, due, e ci arrivi da sotto, uno, due, e ci arrivi da sotto. Lo so, ma è un ecosistema. E mano morbida ti dai rotazione in top, perché questa devi giocarla in top, non puoi giocarla piatta. Te lancio io un paio. Parti anche da un po' più a destra, così simuliamo quello che può essere un servizio, cioè una risposta al servizio più o meno. Vai. Eccola là. Buono. Allora, per adesso giocala in diagonale. Bene. Come impatto, altezza dell'impatto, altezza fianchi. Per giocare la diagonale magari stretta. Non andare a prendertela alta qua. A volte, ok. Però adesso te la lancio alta, falla cadere in modo tale che arrivi altezza fianchi. Così riesci ad arrotarla per bene. Sentendo sempre questo doppio passo in avanti. Vai veloce con la mano, Ok. Buono. Parti prima. Cioè, nelle ultime tu facevi il doppio passo, ma l'apertura la facevi dopo. Prima parti aperto. Tanto sai già che lo spostamento è abbastanza limitato, non devi fare i chilometri. Apertura. E poi doppio passo. Uno, due, e ci arrivo dentro. Apertura, 1, 2 e velocizza la mano, lascia che la mano vada via veloce. Sì, incrociato, così hai più campo, andiamo su sicuro, partiamo con la cosa più semplice. Là. Ok. Rifallo a vuoto. Ancora. Stai fermo però con i piedi, voglio vedere una cosa. Ok, ancora. Un'altra. Fermo. Più morbida. Perché devi arrivarci da sotto. Faccio così? No, fai tutto il movimento. Però la mano deve essere più morbida. Perché adesso la diagonale la giocavi lunga. Sì. Perché avambraccio e mano erano un blocco unico. Okay. Se tu vuoi giocarla stretta, il polso deve essere libero di chiudersi. E non mi toglie velocità questa spinta? No? Sì, ti toglie un pochettino di spinta, però guadagni in rotazione. Cioè, con una palla che rimbalza lì, esatto, l'avversario va a colpirla sul telone. Okay. Quindi, tieni la mano il polso più morbido. Esatto. Qua si è visto proprio la differenza tra
quello precedente e quello di adesso. Quello di prima sei andato avanti, hai fatto l'apertura, l'hai colpita addosso, è andata a rete. Qua, prima cosa, hai portato la racchetta indietro, hai fatto due passi di avvicinamento e sei andato. Prenditi il tempo che ce l'hai. Stabile, eh? Sì. Accompagna bene così va verso la diagonale, la lungolinea. Buono. Eccola là. Eccola lì. Parti alto, parti prima e allora ti viene la palla corta. Se poi vuoi dei consigli personalizzati per migliorare il tuo dritto, il tuo rovescio o il tuo servizio, posso aiutarti con la videoanalisi a distanza. Trovi tutte le informazioni sulla scheda qui in alto a destra.